Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi avete piacere di sostenermi attivamente e quindi di iscrivervi al mio canale, ricordatevi bene nel momento dell'iscrizione di attivare la campanellina per rimanere aggiornate o aggiornati su quelli che saranno i miei prossimi video. Questo è un mini svuota la spesa di Eurospin. Sono molto contenta di essere riuscita a tornarci dopo un po' di tempo. Ho preso giusto alcune cosine, anche qualche novità che ho visto in qualche altro video, ma eccoci qua. Scontrino alla mano. Sto utilizzando molto questo bel. Mettiamolo qua così, eccolo qua, questo borsone di un tessuto di Tigotà che appunto che insomma con cui io mi trovo molto bene, insomma difficilmente cerco di portarmelo sempre via e quindi insomma di non o perlomeno di farlo raramente, di prendere poi insomma le borse dei vari supermercati e insomma quindi. Eccoci qua, avviciniamolo così si vede anche pur con l'effetto specchio il logo Eurospin e cominciamo. Allora, ho preso questi due panini di pane di segale. Non avevo, voi avete mai preso il pane all'Eurospin? Come vi siete trovati? Io non l'avevo mai preso, ero curiosa di assaggiarlo. Adesso, questi sono due filoncini. Ognuno da 100 grammi e li ho pagati entrambi, quindi in totale 1,38 euro. Poi ho voluto prendere questi 6 croissant, 20 ore di 20 ore di lievitazione senza zuccheri aggiunti. Questi sono in totale 228 grammi, 6 per 38 grammi senza olio di palma. Una porzione da 38 grammi. Eccoli qua, li avvicino. Io questi li ho presi perché ho visto in un video di Elisabetta R, che saluto e a cui mando un bacio, che appunto c'erano anche da Eurospin i croissant senza zuccheri aggiunti. Allora, ho guardato, allora sono un po'. Dovrò stare attenta perché comunque la percentuale di grassi e grassi saturi non è effettivamente insomma, un po' altina, però insomma magari non tutti i giorni così con la colazione, ero curiosa di assaggiarli e di sentire effettivamente il gusto. Questi, ripeto, sono 6 croissant, ognuno da 38 grammi per un totale di 228 grammi e i croissant li ho pagati 1,39 euro. Poi, allora, ho preso questi taralli al grano arso. Allora, i miei taralli preferiti al grano arso sono quelli di Lidl perché lì la farina di grano arso è in percentuale del 37%. Qui è un 7%, però comunque. La percentuale di grassi saturi e di zuccheri non è male e avevo cioè comunque pochissimi snack a casa proprio finiti e quindi avevo voglia di taralli. Il gusto di questi comunque non è male, insomma, li ho presi. Questa è una confezione da 300 grammi e i taralli li ho pagati 1,39 euro. Poi ho preso questo salmone scozzese, eccolo qua, salmone scozzese affumicato. Questa è una referenza da 100 grammi, qua da Salmo Salar allevato in Scozia, quindi insomma a me mediamente piace anche il salmone scozzese, lo prendo volentieri da mangiare così nella pasta, insomma è un cibo che apprezzo notevolmente. E questo l'ho pagato 3,19 euro. Poi ho
ho preso questo chewing gum senza zucchero con derivati della stevia. Queste io le ho voluti prendere perché, insomma, guardando un pochino, visto che comunque effettivamente sì, contengono lo xilitolo e avevano l'estratto di spirulina, l'estratto di cartamo, per carità, non che io me ne intenda granché, però rispetto ad altre gomme non avevano la celsufame, non avevano l'aspartame, che insomma comunque sono dolcificanti che non vengono, insomma, che a volte vengono anche sconsigliati. Ho preferito prendere queste due confezioni perché insomma amo le gomme e ci stava un minimo di scorta. Queste qua io le ho pagate 1,29 euro. E tra l'altro Spin Class, sì, non si riesce a leggere anche con l'effetto specchio, comunque penso che sia uno dei vari marchi che si trova, che si può trovare insomma esclusivamente da Eurospin. Eccoli qua, e ho proprio una mini spesa perché ho già svuotato il borsone, sì, mi piace far vedere entrambi i lati in modo che si vedano entrambi i colori. Ho preso due yogurt greci. Allora, questi sono di Land, yogurt colato greco con 0% di grassi. Eccoli qua, vabbè, ve li faccio, li avvicino così, ve li faccio vedere entrambi. Sono entrambi referenze da 150 grammi. E questi qua li ho pagati ognuno 79 centesimi. Come vedete, insomma, era giusto perché ero anche curiosa sì, di provare lo yogurt greco senza grassi di Eurospin e insomma, avevo voglia di tornare, così ho preso giusto qualcosina. E fatemi sapere se avete provato, se vi incuriosiscono alcuni di questi prodotti che ho mostrato. Se appunto anche a voi, ma insomma immagino che un po' a tutti piaccia andare da Eurospin, comunque insomma ditemi un pochino la vostra e sbizzarritevi con i commenti. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo mio video, ringrazio tutte le persone che mi sostengono, quindi anche con i loro commenti che sono commenti simpatici, educati e costruttivi. A proposito, sbizzarritevi e ditemi la vostra, io ringrazio i vecchi iscritti e i nuovi iscritti, io vi mando un bacio, un altro e un altro ancora, ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video, ciao!